E benvenuti sul mio canale, sono cinese, canale. Scusate. Iniziamo bene questo video, insomma. Ok. Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Allora, nuovo video. E io oggi vi volevo far vedere le mie tip in cui ho realizzato alcune nail art. Ce n'ho abbastanza, comunque cerco adesso un po' veloce a farveli vedere. E alcune sono recenti, che alcune l'avete visto anche dei video che ho fatto dei nail art col gel, e altre invece sono antiche, nel senso, comunque sono vecchie, come nell'arte che facevo, che l'ho fatto tanto tempo fa. Allora, adesso ve le faccio vedere mano a mano, insomma, così. Dopo devo decidere se girare la telecamera o farvi vedere proprio così, o io non lo so, adesso vedo. Allora, cominciamo subito. Questa qua, l'avevo fatto French Blue in fiore moonstruck bianco e blu, ma ovviamente era le prime volte che facevo, infatti a parte si è rovinato un po', non mi è venuto tanto bene. Un fiorellino che è questo qua, questo qui, come vedete non è che mi è venuto tanto bene, era le prime armi. Questa qui si sì, è recente, quella che ho fatto vedere, che ho fatto col gel, che ho fatto questi tre petali di fiori qua col glitter, questa. Poi questa è pure vecchissima, sempre lo stroke, questa mi era venuto meglio, peccato che mi sia rovinata. Ho fatto la rosa, rossa e nera. Questa già mi era venuta un po' meglio. Questo qui pure recente, l'avete visto nel video che ho fatto dell'orsacchiotto che tiene il cuoricino col glitterato. Qui. Poi, questo tanto tempo fa, ho fatto queste due art diverse, quello bordato, una French bianco, quello bordato, vedete dentro il marroncino, questa invece sul celeste, questa è semplice a fare bordato, non è, eh? Questa qui pure recente, fatto prima dell'estate, non mi ricordo se era entrata l'estate, comunque ho fatto il video. Questa è veramente carina, mi piace veramente molto questa qua, tutte le farfalline con questo ricamo nero qua intorno, le microperle, questa è veramente carina. Questa qui mini che ci ho provato a farla, ma non era, che a me non piaceva tanto questa, che quella già l'avete vista, però questa l'avete vista, effetto shade con il ricamo sopra, questa qua. Poi questa pure l'avete vista, che avevo fatto la frutta e il limone con l'arancio. Il limone non si vede bene perché comunque c'è il riflesso della luce e non lo fa vedere. Vabbè, questa qui, questa pure l'avete vista recentemente, che avevo fatto lo smoking. Questa qui il viso da donna pure, che avete visto recentemente che ho fatto. Qua ci ho messo tutti questi strass. Questa. E poi niente, adesso passiamo proprio al tip che non ho fatto vedere mai, insomma, praticamente. Ho fatto questo tipo di leopardato qua. Non è del leopardo, questo mi pare dell'animale, sempre il felino, l'ocelot si chiama. Così. Poi questa pure mi era venuta abbastanza bene, uno stroke, questi fiorellini qua, porca miseria, non rende la luce. Vabbè, guardate la rosa sotto, se di niente, c'è come metterla, ecco, già così la vedete meglio. Questa qui mi piace veramente un sacco come mi è venuta, queste due rose un po' in 3D, no? Con le microperle, queste mi sono venute proprio carine. Sembra veramente bene, mi piace veramente tanto questo. Lo dovrei rifare quando mi piaceranno le lunghe mie, forse la rifarò. Poi questa qui si chiama nell'arte effetto gioiello,
che ha questo cuore, cioè tipo collana, vedete? Con questo cuore che qua praticamente ho fatto una specie di bombatura piccolina, una pallina, vedete? Effetto gioiello. Metta fuoco. Comunque dopo si gira la telecamera, almeno lo vedete anche meglio. Infatti adesso giro la telecamera perché ho le anellate qua sulle rotelline e su questi, così vi faccio vedere meglio le tip. Un attimo vi faccio rivedere meglio, adesso un attimo vi metto dritte queste tip. Quelle che vi ho mostrato adesso ve le faccio vedere meglio, ma la roba veloce proprio, perché passo col cellulare così le vedete meglio, insomma, le tip, anche se ho fatto vedere adesso per mania, però così le vedete meglio. Ok, giro la ragazzi, così le vedete meglio. Allora, il viso, il fiore del vostro occhio, i tre petali, la rosa, le tre farfalline, l'orsacchiotto, i due leopardati, effetto shade, smoking, altre due roselline, l'aranci, mini, le due rose, vabbè, l'ocerotto qua, leopardo, come volevamo chiamare. Effetto gioiello, adesso qui lo vedete meglio. Ok, adesso vi faccio vedere invece le rotelle. Allora, questi sono i water deco, praticamente la tigre e l'effetto pelle. Poi qua ho fatto un'altra mini, il gattino, molto carino, è venuto tanto tanto bene questo. Questa niente, era una prova mia, lasciate perdere. Queste le margherite color sacchiotto, poi la scarpa, il gufo, questo vabbè era tipo una specie di stella natalizia, queste con gli effetti a scacchi, no, tipo scozzese, poi le rondini, queste niente, era una prova mia, lasciate perdere. Questo i foil, questo è il fiocco a pois. Questo è sempre a pois, però effetto velluto praticamente. Qui lo stesso il fiocco che ho disegnato con effetto velluto, però a metà. Insomma, questa era la mia prima rotella. Metti a fuoco. Non metto a fuoco, fa un bagno. Poi, qui io avevo fatto il pesciolino, il pesce poiaccio, ho cercato di fare. Vabbè, abbastanza bene mi è venuto. I fiori, il gatto con la di Sailor Moon, Luna mi pare si chiama, i pony, questi tre pinguini, questi due carini con cuoricini che sono innamorati. Vedi, ecco qua il piede pool, qua mi era venuto molto meglio, vedete? Molto meglio. Poi l'ippopotamo, il coniglietto, questo buon insomma più che questo, vabbè, lasciate perdere prove mie. Pulcino, tipo la marinara col cuoricino, la renna, solo ho usato troppi colori scuri, però era molto carina. Il fiore stilizzato così, queste due mi piacciono tanto come mi sono venute, la farfalla e il fiocco. Questi tricolori così è bellissimo, stipetta di fiori, le ciliegine sempre con l'effetto shade e poi basta, insomma, questa è la seconda rotella. Poi ho questi niente, microperle che ho provato a fare delle prove io, quindi lasciamo perdere. Allora, questo è per Natale, avevo fatto il pupazzo di neve con l'albero, no? Che stava sotto l'albero qui, la foglia. Poi il panda, questo effetto zuccherato. Questo niente, prove mie. Questi due tulipani per microperle. Questo vostro occhio non è che mi è venuto tanto bene, ero sempre gli inizi. Questo l'ho guardato così, le tre roselline stilizzate, questo è il fiocco e qua sotto a pois, questo è shabby chic, questo è sempre proprio il vostro occhio, ma vi dico, non è che mi è venuto abbastanza tanto bene, insomma. Questa è la terza. Poi ho questo, ecco, le due farfalline, effetto shade. Questi due fiori con il glitterato, però da fare così. Questo è un altro fiore, non è malvagio alla fine, dai. Questi sono sempre i fiori con French. Questa è la bocca che dà il bacio.
questo ho provato a fare con gli acquerelli, ma ancora non mi sono mai esercitata tanto con gli acquerelli, ci devo riprovare. Queste due farfalline che erano insieme così, altri due fiori in rosso. Queste prove mie, vabbè, era effetto shade tra verde scuro, verde, verde poco chiaro. Questo è sempre un acquerello, questo è quello tipo effetto ottico, no? Fiocchetto, questo è effetto maione, ho provato a fare Biancaneve, questo è effetto tipo quello del serpente, ma non è comunque tanto bello, queste prove mie, questo è effetto sempre shade rosso e bianco. E questo niente, era un disegno sci a cacchio che ho fatto io. E niente, questa è la quarta. Adesso queste qui ve le faccio vedere meglio. Vabbè, anche così ve le faccio vedere, dai, lasciate perdere, ve le faccio vedere così. Allora, le ciliegine con la farfallina, se ce la faccio. Poi ho queste, non famo così, va. Ho queste tre. Ho fatto l'orsacchiotto natalizio qua, questo è carino, due. Poi vabbè, questo fiore così. Due, guardate, questi tre roselline con i glitter. Poi qui ho fatto il pinguino. Questo è pure effetto gioiello, vedete, dentro ci ho messo le paillette. Qui le paillette. E poi ci ho fatto sempre una specie di pallina sopra, vedete, fa così. Poi qui sotto ho fatto proprio Natale. Poi questo, vabbè, era effetto tre punta, ma questa non mi è venuta bene. Poi dei ghirigori così ho fatto. Sempre un fiore Wostrock. Questo era un fiocco così semplice. Una rosellina stilizzata. Questo è veramente carino, questo effetto qui, sempre Wostrock. Poi questa rosa tribale, aspettate che rigiro un attimo, ecco, allora, quest'altra rosa stilizzata, questo vabbè niente, due fiori Wostrock, i Minions, avevo fatto, ho provato a farne uno, questa pure è veramente carina, queste due. Poi questo è sempre col foil, però non so se si vede tanto, non si vede niente. Questo ho provato a fare prima col foil, ma era venuta male. E questo effetto è tartarugato. Poi l'ultima tip, qui ce n'ho poche, qua c'è soltanto, vabbè, più che altri colori. C'ho questa Chubby Chic, molto carina, è venuta. Poi c'ho queste altre due con questi fiori qua semplici normali, e poi ho fatto il fiocco. Poi qui ho fatto questo gufo, una mazzata fa questo, che poi non ho portato bene un cagnolino, no, questo è un coniglio, scusate, questo è un coniglio. Poi qui il dolcetto e poi basta. Rigiro la telecamera. Allora, ragazzi, io spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Non ci ho mai pensato di farlo, sinceramente, forse ancora non avevo tante altre nell'arte qui avevo fatto. Comunque adesso volevo comprare, che questi sono più comodi, volevo comprare un altro po' di questi per farci altre nell'arte, insomma, così poi questi li attacco insieme e viene più largo, insomma. Io adesso un attimo vedo. E io niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, mettete un pollice in su, in caso mai potete scrivere sotto nei commenti qual è stata la vostra dell'arte preferita, quella che vi è piaciuta un po' di più, eccetera. E niente, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere nuovi video. Io vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao.